the left fielder Robert Palmer, the first baseman Benjamin Wagner, the right fielder Simon Rosenbaum, the third baseman Zachary Kentrays, working up the pitcher Joseph Wagner. The rest of the team along the first baseline, please. Line, Hoping Spain, the manager Mr. Luis Soto, the pitching coach Remy Duarte, the coaches Nestor Perez, Manuel Oliveira, Candelario Diaz, Felix Cano. The starting lineup of Spain, the center fielder Engel Deltre. The first off, Gianni Bredekur. The second baseman, Oscar Angulo. The first baseman, Luis Ustaritz. The left fielder, Lester Galvan. The designated hitter, Fernando Martinez. The right fielder, Giancarlo Franco. The catcher, Blake Ochoa. The third baseman, Leo Martinez Rodriguez, going after the pitcher, Carlos Sierra. The umpires are Mr. Trevor Green, Mr. Marcus Papillo, Mr. Oswald Schaaf, and Mr. Emil Luisa. Please stand up for the national anthem of Israel. Thank you.
Let's go. Well, good evening and welcome to Stadio Gianni Falchi for the first night and the second game of the WBSC Baseball Europe-Africa Olympic Qualifier. This one, as you see, a matchup between Israel and Spain, two teams that got to know one another quite well over the last couple of weeks in Germany in the qualifying event to make it into this six-team pool. These are two of six teams that have a chance to lock up a berth in the 2020 Tokyo Olympics, depending on how things shake out over the next 5 days and the games played both here in Bologna, Italy, as well as those played up in Parma. As you see, our international umpiring crew getting out of the way of a ceremonial first pitch. Our home plate umpire will be Trevor Greve, calling the balls and strikes from Canada tonight with his compatriots around the infield, first to third. And how about that first pitch? Always nice to get the night started with a strike. A look at the batting order first for Israel, the visitors in this contest. Mitch Glasser leading off, Blake Galen in center field batting second, and Danny Valencia, the designated hitter, batting third. Nick Rickles, the catcher, is in the cleanup spot, followed by Ty Kelly and Robert Pauler. Ben Wagner bats seventh, Simon Rosenbaum eighth, and Zach Renprace is the third baseman batting ninth, and you see how they align defensively. This Israel team, which was one of the first to lock up a berth in this qualifying event. It's really an arduous couple of weeks for these players, these teams from Europe, first having to qualify just to get into the qualifier. And these two teams played on the last day in Germany in a game, a wild one that went 17-11 as the final score. As we look at Spain's batting order with Beltre, Betancourt, and Angulo leading off. Asturiz, Galvan, Martinez, 4, 5, and 6. Franco Ochoa and Rodriguez, the right fielder, the catcher, and the third baseman, round out the starting lineup. Spain, the home team today, just waiting for the cue to take the field on what's a really pleasant evening. 20 degrees out there with breezes blowing this way and that. It was pouring rain earlier this afternoon up in Parma. But the first game that was scheduled to be played there had already come to its conclusion. I think they're going to be ready for an on-time departure for the game there as well. But we are awfully excited to be bringing you this one on a Wednesday night in Italy.
I'm Craig Durham, happy to have you along. My partner Tyler Maughan is in Parma today. We'll be back and forth between the two venues throughout this week, bringing you all the action from this tournament, which will feature three games daily. It's a way to spread out a couple of factors. The
so. I'm pretty good. How about you? Good? Made it in the rain? Yeah. From tomorrow, it should be fine. I saw it looked that way on my phone, so that's encouraging at least. But yeah, I think hopefully we're good. In this season, you may have a day of rain, but you won't have a week. Oh, that's good. It won't be like Korea. No. So. Good, good. In case you need something, scout for me. Okay, perfect. Awesome. I don't want to do any pre-tournament meetings, but if you need something, cool. Reach out. That works. Sounds good. Awesome. In una umida e piovosa serata di fine estate comincia il cammino della nazionale verso le Olimpiadi di Tokyo, la prima partita del torneo di qualificazione per i giochi olimpici contro un avversario un po' sconosciuto, il Sudafrica. Questa sera con me Matteo Gandini. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Ezio, buonasera anche agli amici a casa. Cominciano i 5 giorni più importanti da molto tempo a questa parte per il baseball italiano. E li seguiremo tutti quanti, restate con noi tra web e canale di Rai Sport. E con noi c'è un ospite d'eccezione, Paolo Ceccaroli, ex nazionale, ex giocatore Rimini e Parma, ex manager del campionato di Serie A, dove ha vinto il titolo non poco tempo fa con il Rimini. Benvenuto Paolo. Buonasera a tutti. Che partita sarà Paolo? Che avversario è il Sudafrica? Diciamo un po' sconosciuto. Diciamo che sicuramente un'incognita. Penso che stasera il manager del Sudafrica schiererà il suo miglior lanciatore, sicuramente, perciò non penso che anche l'Italia, nonostante la validità del suo line-up, riesca a segnare tanti punti, perciò sarà importante anche per noi avere un buon apporto al monte di lancio e dalla difesa. Sarà una battaglia, insomma. Sul monte di lancio partirà Alessandro Maestri per gli azzurri di fronte ai sudafricani. Schierano Dylan Answorth, un lanciatore che ha giocato in doppio triplo A con i Mariners e gli Los Angeles Angels. Questa sera vedremo comunque due squadre che hanno talenti che vengono dagli Stati Uniti o che comunque hanno partecipato ai campionati statunitensi. Questo qua è il line-up azzurro. John Andreoli sarà il lead-off, Sebastiano Poma esterno sinistro, terza base Maggi, prima base Colabello, Mazzanti è designato, Mineo catcher, Vaglio in seconda base, Cecchini a interbase, Celli a esterno centro. Intanto entra in campo la difesa del Sudafrica, mentre la grafica ci mostra appunto la formazione difensiva azzurra. Sì, ricordiamo un paio di cose importanti invece. Intanto che l'Italia viene da un europeo che è stato molto positivo fino all'amarezza finale, la sconfitta con l'Olanda nella finale di domenica scorsa. E poi la formula particolare di questo torneo, perché non ci sarà una finale, non ci sarà una fase di eliminazione diretta, si giocheranno 5 partite che sono in realtà tutte delle finali di sola andata, esatto, perché se tutto andrà come deve, probabilmente chi le vincerà tutte sarà ovviamente soltanto una squadra, sarà quella che si qualificherà per Tokyo, perché ricordiamo che solo la vincente di questo torneo andrà ai giochi olimpici, quindi ogni partita è veramente una finale, come è successo negli europei. L'Italia è imbattuta fino a che non ha conquistato, esatto, l'Olanda, e l'Olanda è un po' la bestia nera della squadra azzurra, e l'Olanda sarà il vero scoglio da battere. Però non bisogna fare passi falsi nelle 4 partite precedenti. Si giocherà tra Parma e Bologna, l'Italia giocherà sempre alle ore 20.
le squadre che sono qualificate a questo torneo di qualificazione olimpica sono la Repubblica Ceca e l'Olanda, che si sono incontrate nella prima partita di questo torneo di qualificazione olimpica quest'oggi alle 13.30 proprio qui al Nino Cavalli di Parma. L'Olanda ha vinto 4-1 sugli avversari della Repubblica Ceca. In campo a Bologna, mentre vi stiamo parlando, ci sono Israele e Spagna. Israele in vantaggio 2-0 già al primo inizio. Sì, cinque squadre europee, le cinque migliori del campionato europeo che si è disputato la settimana scorsa in Germania, e poi Sudafrica, l'unica africana. Per questo motivo, come dicevate voi prima giustamente, rappresenta un'incognita, e penso che il principale motivo di difficoltà di questa partita per l'Italia sia proprio la scarsa, le scarse informazioni che ci sono sul Sudafrica e la difficoltà nel conoscere questi avversari odierni. Difficile lo scouting, che sì, è una parte importantissima nel baseball. Siamo già pronti per il lancio. Dylan Unsworth sul monte, lancia la palla a John Andreoli, l'esterno destro azzurro. Andreoli ha già delle esperienze in nazionale e secondo lancio in strike, quindi un ball e uno strike. Sì, due fuoricampo per lui all'europeo, compresa anche una battuta poi walk-off nella gara con la Croazia, quella che l'Italia ha vinto al decimo inning grazie proprio a un singolo al decimo decisivo di Andreoli. Qui colpisce la palla che si impenna, ma è gioco facile per il numero 14 del Sudafrica, terza base, Jonathan Phillips. Sì, sembra un lancio forse ball, leggermente alto interno, al limite diciamo, forse poteva essere lasciato, ma penso che l'arbitro l'abbia chiamato. Comunque un po' di aggressività subito, soprattutto sul lancio dritto non guasta. Quindi primo eliminato per gli azzurri e subito ancora palla batte. Sì, la palla che va verso l'esterno sinistro al volo e arriva immediatamente la seconda eliminazione a Sebastiano Poma. Ecco, capiamo, adesso sembra che il lanciatore stia tirando esclusivamente, sì, dritto. Penso che finché non verrà incontrato in maniera un po' più decisiva continuerà con questa strategia. La voglia di fare è ovvia perché in palio c'è una posta importante, forse però è anche magari il caso di ragionare un po' di più e studiare un lanciatore che appunto non si conosce per vedere quello che può fare. Questo sicuro. Sono strategie che di solito si prendono quando si conosce il lanciatore, le puoi prendere. Questo lanciatore sconosciuto, forse guardare qualche lancio in più non sarebbe una cattiva idea. Adesso stiamo vedendo che comincia a cambiare un po' strategia, slider, poi cambio adesso. Vediamo come ragionerà questo lanciatore per affrontare i nostri battitori. Un ball, uno strike, il conto, il terzo lancio, gira la mazza Andrew Maggi. Sì, ha battuto 250 all'europeo, due fuoricampo per lui, tre punti battuti a casa. Giocatore classe 1989. Ha giocato con i Twins, arrivando in Triplo A, 108 gare in Triplo A in quest'ultima stagione. No, un giocatore molto solido, buon battitore, di buona esperienza. Purtroppo è stato un po' indeciso su questo lancio, su questo slider, e come abbiamo visto il lanciatore sudafricano ha cambiato subito la strategia con Maggi, strategia che invece aveva usato con i primi due battitori. Non inizia bene l'Italia però, tre uomini passati al piatto, tre eliminazioni facili per il Sudafrica, che adesso è in attacco. Sì, ricordiamo che all'europeo, e mi rivolgo a Paolo, spesso è stato il box di battuta a salvarci in situazioni in cui il monte rilancio ci aveva invece un pochino abbandonato. È un po' storicamente quello che accade sempre all'Italia, puntiamo più sulla battuta che sui lanciatori, questa è una cosa che vale da sempre, però a maggior ragione in queste gare di qualificazione olimpica ci servirà che il box di battuta renda con per... Thank you.
Non so se abbia mandato qualcuno all'europeo, sicuramente, magari penso che uno scout l'abbia mandato per riuscire a seguire queste nazionali e presentarsi con qualcosa in mano, insomma, per avere una certa strategia contro queste squadre. Rowan Eberson in battuta, Mancino. Ecco, lui ha giocato in esterno sinistro, ha giocato in Francia quest'ultima stagione a Rouen, quindi ha un'esperienza europea. Vediamo, Mancino sembra fisicamente ben messo, abbastanza bello, potente, via. Intanto vediamo lampi all'orizzonte. Un ball e uno strike il conto, Rowan Eberson in battuta, basi piene, arriva il secondo lancio. Strike. L'importante è che cominci a portarsi un po' di volte in vantaggio, Alessandro, sì. Che giochi in situazioni di vantaggio. Guarda, per poter... quello che si dice, il miglior lancio che c'è nel baseball è primo lancio, certo. Strike 1. Quello già ti permette già di poter giostrare meglio il battitore. Un ball, due strike, il lancio buon di lancio, maestri, buon lancio. Foul. Veloce dentro. Intanto purtroppo sentiamo dei tuoni abbastanza preoccupanti. Ricordiamo che ha piovuto oggi pomeriggio, è venuta un'acquazione molto forte qui a Parma, poi il campo è stato prontamente asciugato e sistemato, però c'è ancora rischio pioggia. Sì, temperatura di 20 gradi, non c'è molto vento. Palla a terra. Ha girato, strikeout. Quindi è il primo eliminato. Diciamo che l'arbitro di terza è un po' più attento dell'arbitro di prima, perché anche prima c'era stato un check swing che visto da qua e magari dalla prima base non è stato visto bene. Vediamo. Sì, la massa è arrivata proprio sul piatto, davanti al piatto, insomma, non c'è dubbio. Bravo l'arbitro, attento l'arbitro di terza. Vediamo se cercherà adesso un doppio gioco, maestri, per uscire indenne da questo inning. Sarebbe ovviamente molto importante ottenere una palla rimbalzata. Affronta un altro mancino, Brett Willenburg, seconda base della formazione sudafricana. Buon lancio, è partito subito in vantaggio. Bravo Alessandro, bravissimo. Giocatore esperto, Willenburg, classe 1984. Ha fatto i due classic a cui ha partecipato il Sudafrica, 2006-2009. Palla interna, buon lancio, sono molto aggressivi anche loro, vedo che quando la palla è anche vicino all'area di strike loro girano forte. Importante questo vantaggio 0-2 per poter adesso gestire meglio questo turno e magari andare a cercare la palla rimbalzante che sarebbe cruciale per chiudere l'inning. E questo sembra fisicamente dotato abbastanza come potenza, via. La palla è bassa, bravissimo Alberto, bravissimo Minneo a bloccare questo slider, che lo slider, la curva quando picchiano davanti al piatto hanno sempre un rimbalzo abbastanza difficile da gestire. Del resto Minneo è un giocatore che ha fatto esperienze importanti negli Stati Uniti in questi ultimi anni, l'abbiamo detto prima, come abbia vinto con il suo fuoricampo la gara con la Germania al quarto di finale dell'Europeo, partita peraltro cruciale quella. Bravissimo Alessandro, l'ha fatto pescare con, mi sembra, uno slider, vorrei rivederlo da qua dietro, difficile, adesso vorrei rivedere nel replay, mi sembrava uno slider molto basso e è riuscito a far pescare il battitore. Bellissimo lancio, bellissimo. E vedi, quando sei in vantaggio nel conto puoi permetterti lanci di questo tipo. Certo. Basi piene, secondo eliminato per Thank you.
Thank you.
Thank you.
Second place, and we think number 18, the catcher, Carrie Potter.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sospesa a causa dei tuoni e dei tacchi soprattutto, che potrebbero essere pericolosi, ma che allora questa è la decisione nel caso temporale si spostasse. Thank you.
Un peccato.